Io direi una cosa per iniziare. La sfida è stata vinta. La sfida quando ci siamo insediati era quello di recuperare spazi urbani mettendoli a reddito e soprattutto rispettando delle procedure di evidenza pubblica. Qui siamo riusciti a fare tutto questo e il risultato è quello che iniziate a vedere oggi. Abbiamo tre immobili, questo qui di Piazza Baensizza, Ragusa e San Paolo, tre immobili che hanno seguito questo percorso, oggi questo è stato aperto, nei prossimi mesi, prossime settimane e mesi saranno aperti anche gli altri e restituiamo aree che sono stati definiti non luoghi alla comunità. Li restituiamo attraverso iniziative che invitano le persone a riprendere possesso di questi spazi, attraverso iniziative che valorizzano l'arte, valorizzano le iniziative private, in una partnership pubblico-privata che dà valore ai luoghi e ai cittadini. Questo è quello che un'amministrazione deve fare e questo è quello che noi ci stiamo impegnando a fare. Non voglio tediarvi oltre, perché tra l'altro avete avuto degli illustratori di tutto rispetto che vi hanno raccontato come siamo arrivati qui. Io vi auguro, perché nel pubblico ci sono tantissimi cittadini, io vi auguro di riuscire a godervi appieno questi spazi, perché sono sostanzialmente vostri, e vi auguro anche di aiutarci a prendercene cura. Fateci venire le persone, fateli vivere, queste aree hanno bisogno di sentire la vita dentro. E quello che noi stiamo cercando di fare è ridargli vita, ma se voi non venite, il nostro percorso si ferma a metà. Per questo vi chiediamo di aiutarci a completare questo percorso, aiutarci a completare la sfida. È qualcosa che si fa insieme, io credo molto nel rapporto tra amministrazione e cittadini. E quando un'amministrazione si mette al servizio dei cittadini, è lì che probabilmente l'amministrazione sta svolgendo il suo pieno dovere. Non posso che farvi in bocca al lupo per gli oneri e gli onori, per questa bella avventura, altrettanto in bocca al lupo ad Ada per questa prima sfida assolutamente vinta, e una buona fruizione, un buon luogo, buoni spazi a tutti i cittadini, spero che insomma vi piaccia davvero. Qual è il punto? Il punto è che con questa operazione temporanea, perché questa è un'operazione temporanea, prorogabile ma sicuramente temporanea, noi stiamo, perché io dico abbiamo vinto una scommessa? Perché noi abbiamo voluto dimostrare che questi spazi, che per anni sono stati in parte sul mercato, possono avere una vita e possono avere una funzione anche se non ci si costruiscono case e palazzi. Per essere proprio spicci, no? E come si fa a dimostrare che questa idea è vera? Bisogna rischiare, bisogna dire, vediamo se la mia idea, io la metto sul mercato, qualcuno la raccoglie e riusciamo a dare vita a queste aree, a questi spazi con una funzione prettamente culturale e sociale. Al momento direi che ci siamo, qualcuno questa sfida l'ha raccolta e tantissimi soggetti stanno già chiamando per poter iniziare a fare iniziative qui dentro. Allora, se noi saremo bravi, dove noi è molto inclusivo perché parte da noi e si conclude a quel noi che è dall'altra parte del tavolo, non è un voi, è un noi, se noi saremo bravi a far vedere come questi spazi hanno un ruolo, una funzione all'interno della città che va al di là del mero valore dell'area, perché può essere venduta, spezzettata, case, uffici, non ci interessa, non è questa la destinazione. Allora probabilmente anche chi compra questo spazio saprà che può destinarlo a attività culturali e sociali, perché c'è domanda, perché c'è offerta, perché c'è vita. Questo, a questo punto dipende davvero da noi. Se noi siamo in grado di dimostrare di vincere questa sfida, secondo me possiamo fare tutto quello che è previsto dalla destinazione dell'edificio. Dipende veramente da come e quanto saremo in grado di portare avanti questi progetti. L'interesse di tanti artisti, di tanti soggetti a esibire, a esporre, a provare a portare qualcosa c'è. A questo punto spetta a noi, cioè la chiave del successo è nella nostra risposta. Io questa sfida la voglio vincere. Secondo me anche gli abitanti di questi quartieri, quindi sono assolutamente certa che ce la faremo. Grazie. Grazie a tutti.